Elena Capone, quanto sono importanti queste iniziative? Allora, per noi sono importantissime, è una riscoperta del territorio, delle attività produttive e per il turista, ma anche per le persone che sono sul territorio che spesso non conoscono le ricchezze dello stesso. Quindi farlo riscoprire agli addetti ai lavori e poi essere questi stessi una cassa di risonanza per tutti, per i turisti, per la gente anche comune che deve acquistare, che deve venire in visita qui a Monselice, è importantissimo. Allora, ci dai pure dei contatti? Sì, allora abbiamo un sito internet che è il www.creoescopro.it ed info@creoescopro.it per essere contattati. E tutti i tour partiranno da aprile e si concluderanno a luglio. Quanto importante è la riscoperta del territorio? Credo sia fondamentale, perché abbiamo un territorio con delle eccellenze enormi e dobbiamo sfruttarle. E questo territorio e questo logo è proprio dove ci sono le nostre eccellenze, la nostra frutta, la nostra verdura, tutto il nostro ambiente agricolo, il nostro microclima, e credo che questo sia il valore aggiunto che dobbiamo dare ai nostri turisti che vengono, sia italiani che esteri, che vengono qui a Monselice. Riccardo Iannuzzi, oggi si inaugura una serie di tour che poi ci sarà sul territorio. Sì, allora questo oggi è una dimostrazione pratica per gli addetti ai lavori che poi andranno a promuovere per i turisti che verranno qui nel territorio dei Colli Ugani, della Bassa Padovana, soprattutto di Monselice, di questo progetto Creo e Scopro, di far in maniera da far interagire i turisti che vengono a visitare il nostro territorio con le realtà artigianali, ma anche con le realtà agroalimentari. In questo caso oggi siamo qui nell'Agrimos di Monselice, che è un mercato a chilometro zero, dove i turisti potranno, oltre che conoscere i nostri prodotti tipici, anche imparare qualcosa sull'utilizzo di questi prodotti, dal vino al coniglio, ai formaggi, alle verdure, alle radici, tutto quello che è il prodotto del nostro territorio sostanzialmente. Ci saranno delle persone che insegneranno, spiegheranno, quindi il turista diventa parte attiva, interattiva con il produttore e il territorio. Il progetto Cresco è un progetto che veramente ci ha suscitato un interesse notevole, perché è una novità per il nostro territorio, una novità perché pone il turista non più come un escursionista ma come un vero protagonista del tour. Un tour quindi che è fatto proprio su misura per ogni singola persona che partecipa, perché ogni singolo è strettamente proprio seguito dagli operatori stessi del progetto Cresco. È un turista che viene coinvolto direttamente nel progetto, che vede, che assaggia, che gusta, che si immerge proprio in quella giornata, in quelle ore in cui partecipa al tour. Quindi ha una soddisfazione interna, un'esperienza, perché è questo su cui si basa tutto il progetto, che poi riporta a casa da familiari, amici, parenti, ed è questo che noi vogliamo, non che sia un turista che abbia visto e si è andato a casa sapendo di aver visto una cosa bella, un monumento, un'opera, quello che può essere. Quindi invece vive l'esperienza che poi potrà far rivivere ad altre persone. Quindi questo è quello che noi vogliamo, perché il progetto nasce per rivalorizzare Monselice e le esperienze vissute a Monselice.